Ci sono delle notizie da parte della TC. Innanzitutto parliamo del nuovo bando per le case popolari, un tema sicuramente molto sentito dagli alessandrini. Ma sì, sicuramente è da diversi anni, anche stante il maggior numero di richiedenti, che si aspetta questo fatidico bando di assegnazione delle case popolari. Proprio questa mattina con l'amministrazione comunale di Alessandria abbiamo stabilito che si fa carico direttamente il comune per poter indire il bando di assegnazione delle case popolari e d'ora in avanti, cioè per i prossimi anni, gestirà direttamente il comune di Alessandria e le varie graduatorie, sia quelle emergenziali sia quelle ordinarie. Ci sono delle case libere in questo momento? Ma diciamo che il problema di fondo negli ultimi anni, soprattutto anche visto il numero delle frequenze, sono le occupazioni abusive che sottraggono il diritto a coloro che effettivamente risiedono nelle graduatorie e che, pur avendone diritto, non possono avere in assegnazione legalmente la casa popolare. Questo fenomeno è inutile che si sta a dire dal perché e per come. Sicuramente vi sono momenti di sofferenza di molte famiglie italiane ed extracomunitarie, però purtroppo le case a disposizione sono quelle che sono e ovviamente la gente per necessità va là. Ma vorrei ricordare a tutti i telespettatori che questo costituisce un reato, per cui anche da questo punto di vista abbiamo chiesto che il comune si faccia portatore dal prefetto, dalla nostra prefettura, per poter stilare un protocollo d'intesa e quantomeno arrestare il numero delle occupazioni abusive che oggi è quasi quotidiano.